Sto bene, tranquilli. C'è soltanto un tipo che mi ha imprigionato e che per metà è invisibile. Ha solo la faccia. È normalissimo? No, si dovrebbe vedere il corpo, ma il gioco non ha caricato una mazza. Comunque, benvenuti in questo nuovo di Roblox. Come avete appena visto, siamo stati imprigionati in questa piccola cella da un personaggio che vi garantisco che non dovrebbe avere solo la testa, dovrebbe avere anche il corpo super cicciotto, perché infatti è tipo Fat Boy Arrested You, una roba del genere. Comunque il nostro obiettivo è scappare, e scappare costa 2 milioni e mezzo di forza. Per fare la forza come funziona? Abbiamo creato una sorta di base segreta dove dovremo creare il conveyor, ok? Per utilizzare il conveyor noi dobbiamo rubare di nascosto il cibo senza farci beccare dal tipo. Quindi tu corri qua, acchiappi del cibo, lo porti nel conveyor e fai partire tutta la fabbricazione dei soldi. Carino! E di quelli dove praticamente ci sono i vari step del Tycoon. Quindi tu inserisci le cose, poi ci lavori qua, poi ci lavori qua. Non fate domande di come questa poltiglia diventa un milkshake. Zero zuccheri, zero calorie, tutto gusto. Non fate domande, ho detto. È Roblox, ragazzi. Cioè, se cercate la realtà, andate da un'altra parte. Su Roblox non esiste questa cosa. Quindi, se rimanete stupiti, è colpa vostra. Comunque, possiamo assumere le persone. Nello specifico, Caprotta che viene schiavizzata. Ah, in cantina. Sta. In cantina. Caprotta in cantina. Caprotta in cantina. Grazie, Caprotta, che mi prepari il milkshake. Così divento più potente. Il problema è che dobbiamo fare, e io adesso ho uno di forza, dobbiamo fare 350 milioni. 3 milioni e 50. Non lo so dire. Ho un problema con i numeri, mi spiace. Lo vuoi dire tu? Ho capito. Non so cosa stai dicendo. Dov'è che lo 2 milioni e mezzo. Perfetto. Cosa ho detto prima? 35 milioni? Da posto. C'ero quasi. Allora, i primi potenziamenti. 5 forza, 3 forza, 5 forza. Quindi per adesso non abbiamo i soldi. Secondo me conviene, piuttosto, assumere il secondo lavoratore. In modo tale anche che me diminuisco sempre più velocemente gli step che devo fare io. E in questa maniera ce la caviamo. Allora, credo che ci sia bisogno di una cosa, perché non vi ho detto una roba importante. Noi di solito questi giochi non li finiamo, ma ho visto uno youtuber internazionale che ha trovato una tecnica per finirli. Praticamente andiamo abbastanza avanti nel gioco e poi lasciamo il gioco FK. Ah, beh. E poi alla fine compriamo le ultime cose e vi facciamo vedere cosa succede alla fine del gioco. Non abbiamo mai finito uno di questi giochi. Oggi lo finiamo. Esatto, lo sai che a me questi Tycoon piacciono anche un sacco, perché sono sempre strani, stravaganti, no? Mi sono sempre chiesta, ma cosa succede se li finisci? Non abbiamo mai visto un filmato finale. Esatto. Quindi finalmente, cioè, che e cavolo. Secondo me tanti di quelli che ci seguono non ne hanno mai visto uno, sì. E si domandano cosa succede. Però, anche se l'idea, aspetta che lo dare. Allora, Caprotta, non mi denunci. Boom! Gli ho dato una padellata. Ho dovuto dare una padellata a Marci, perché c'è Marci in cantina da me. Dando la padellata perdi il cibo che tieni in mano. Mannaggia. Qua c'è la ruota da girare, cara. Gira sta ruota immediatamente. Dov'è la ruota? Eccola, ti dicevo. Gira sta ruota. Steph, devi vedere la mia... Dov'è? Rotazione, eccola, la mia cantina. C'è Marci il nutellino. Perfetto. Perfetto. Il team perfetto proprio. Il team perfetto. Mi dispiace per te. Ah, se ci sono più di uno li bevo tutti assieme. Raga, il primo obiettivo è avere abbastanza bambini nella cantina per non dover più lavorare. Avete presente quando parlano di libertà finanziaria? In realtà si intendono abbastanza bambini nella cantina per non dover più lavorare tu. È quello che non vi dicono i guru. È quello, il vero segreto che nessuno vi vuole svelare. Questo non ne sono sicuro. Allora, Carly, hai rotto l'anima. Oh, ma anche Marci mi sta addormenta sempre. Guarda anche il nutellino, spam una padellata in faccia. Si è già preso 3 padellate, Carly. E adesso, guardatevi la sberla di milkshake. Arriviamo a 24 e finalmente, lo sapevo che arrivava il nutellino. Lo sapevo. Vai, prepara il milkshake. Raga, il problema adesso è soltanto dover filare il cibo tutto il tempo. Bro. Ma infatti io mi vorrei potenziare. Steph, ho doppio nutellino. Escape se strength multi. Ah, quindi se scappi è questa cosa. Carino. Non mi hai sentito, eh? Sì, che è il doppio nutellino. Quindi doppie padellate. No, raga, guarda quanta gente. No, non devo. Ah, no, vedi, finisce qua. Ok, sveglia, maledetti infami, pigri. Vorrei potenziare quanto cibo riesco a tenere. Si può? Secondo me sì, nei potenziamenti, perché ogni volta puoi prendere solo un sacco per volta. Lo so. Hai tutti a lavorare tu? Sì. Ok, stiamo andando male, vero? Molto male.
perché non ci siamo ancora potenziati. Però aspetta, non demordere. Ma scusa, ecco, non riuscivo a vedere che c'era la mia testa in mezzo. C'è il tempo di lavoro, multiforza, più forza, no, è more spazio space di archiviazione. Vedi? Ma nel conveyor. Eh sì. E ogni volta li devo prendere uno. Uno a uno, cara. E devi pedalare e stare anche zitta. Vado a prenderne altri. A sto punto tanto loro lavorano, quindi vado. Corro, ma perché corro. Quando arriva è sempre qui in mezzo all'anima? Ma io ce la faccio. È talmente lento che non è neanche un problema. A me ha preso una volta. Ti dà un pugno in faccia. Mi ha fatto male. No, me non l'ho mai preso. Mi ha fatto male all'anima. Abbiamo 38. Cosa potenziamo? Ancora il moltiplicatore della forza che è maxed. E adesso potenziamo anche questo al massimo. E ora questi e lo chiudiamo, raga. Facciamo il clutch. 3, 2, 1. 1 e 2. Finito, potenziato tutto al massimo. Come hai fatto a potenziare già tutto al massimo? Cara, non mi segui. Non ha senso, sei troppo veloce. Tu mi devi seguire. Ma tu te devi chillare nella vita. Io devo rompere. Sempre... Come fai a vivere sempre tryhardando? Cioè, tipo, anche quando dormi stai tryhardando. Posso farti sogni? La domanda al contrario? Come fai a vivere senza tryhardare tutto il tempo? Allora, no, io tryhardo nel lavoro, ma se sto giocando e registro, me lo voglio rilassare. Porca miseria. Capisci? E se ti dicessi che è proprio quando ti rilassi che non ti diverti? Cosa ne penseresti? Il bro sta cantando. È una bella canzone. Ma scusami. Sì. Perché non posso acquistare un potenziamento se mi chiede 6 di forza, io ho 6 di forza e mi dice non puoi acquistarlo? Perché probabilmente stai leggendo Aspetta. Male. No, no, è giusto così. Niente. Ma va acquistato, non so perché. Prendiamone altre e acquistiamo. Ma va acquistiamo. Grazie, bro. Grazie. Me l'hai fatto pagare di più, sicuro. No, sto ingranando bene comunque in realtà. Scemenza a parte, ora mi sta girando tutto nel modo giusto e sto potenziando tantissimo. Allora, prova ad averli finiti tutti. 16 milkshake, raga. 139 di forza. Ok, primo lavoratore. Sì, ma io qua non lavoro. Oh, finalmente guerra. Vedi che questo è realistico, mo. In cantina, lavorare gratis. Lavorate per noi, raga. Venite a lavorare su Roblox. In cantina. È una bella azienda la nostra. Sì, sì. Tranquilli. Andrà tutto bene. Hai notato bene il posto in cui sei? Cioè, vicino a potenziamenti, alla sinistra, c'è una finestrella, vacci. Questa? No, no, alla sinistra, quindi da quella parte. Ma sono io? C'è il bro che te guarda la TV. Ma lui ha sto problema che è invisibile. Lo so, però è lui che ti guarda la TV. Cioè, dicevo, ma perché vedo me stessa oltre il vetro? Sono andata a controllare e ho visto questa scena molto inquietante. Interessante. Sì, parecchio. Quindi è ossessionato con noi, per quello ci ha rapito. È tipo uno stalker. Uno stalker invisibile. Sì, sì. Perché è potente, ha un altro livello lui. È un potentissimo bro. Allora, tenete di nuovo. Caprotta si è addormentata proprio adesso, l'ho fregata. Ok. Abbiamo in questo momento 171. Guerra dorme, non ha mai neanche lavorato, raga. Rendetevi conto. Potenziamo lo spazio qua. E il prossimo non lo possiamo assumere. Ora gli portiamo 8 di spazzatura, perché con 8 ne vale la pena, secondo me. Ci potenziamo col terzo persona che lavora, così devo lavorare solo sul quarto step. Ma tu hai sbloccato la stanza dopo? No. Ok. Io non ho capito come hai non l'ho capito proprio. Come hai tryhardato così Ci tanto, sono due fattori. Non riesco proprio a comprendere. Uno è basato su shopare. Lo sapevo che avevi preso qualcosa, perché io sto andando velocissima e mi sembrava strano di essere rimasta così indietro. L'altro è basato su far strategie migliori le tue. No, no, però è più shopare. Perché ti assicuro che io sto andando molto bene e mi sembrava davvero strano. Cioè, dopo un po' dicevo, vabbè. Però... Quanto costa? Quale hai preso? No, praticamente minuti? Fai altri giri della ruota e ritrovi il potenziamento della forza. Io ho trovato quello da 15 minuti e sto a posto. Dai, lo prendo. Cioè, se è scriptato lo trovo anch'io, lo prendo. Hai tanta possibilità di trovarlo, mettiamola Vediamo. Così. Almeno un giro della ruota lo acquisto, su. Senza esagerare. Raga, qua costa 2,50. Esatto. Uguale, Steph, uguale. Uguale? Sì, sì. Hai visto? È una coincidenza. Ovvio. Vado a riprendere la spazzatura, raga. Mi servono due volte, altrimenti e abbiamo tutte le produzioni ferme. Ho finito il potenziamento. E Vabbè. Adesso mi prendo la prossima stanza. È una coincidenza, dai. È appena iniziato. No, nel senso, mi ha dato un bel boost e quindi sono riuscita a finirli. Certo, ero già messa bene di mio, perché te l'ho detto che stava andando bene. Con due zone per prendere due di spazzatura. Ok. Stanno tutti dorma. Ma c'è qualcuno che gli dà le padellate al posto mio? Cioè, non voglio proprio far nulla. Allora. Capisci? Sì, posso anche capire, ma non mi sembra fattibile questa cosa. Facciamo così. Ma bellissimo! Così. Non me l'avevi detto che esplodeva la stanza. Hai visto? Che top.
Vai raga, full assunti, non devo più fare nulla neanche qua. Arrivederci. Ma noi possiamo moltiplicare ancora? Ah, è proprio specifico di questo. Allora, facciamoli fare il lavoro in meno tempo, secondo me, per iniziare. Che a me pare una bella idea. Porca miseria, ho dato una doppia padellata. Quindi noi andiamo qua e ci prendiamo anche il secondo. E diventano un secondo più veloci di prima. Ora andiamo a prendere di nuovo due di spazzatura. Bisogna essere efficientissimi qua, altrimenti tra 100 anni stiamo ancora imprigionati. Anche perché se stessi FK adesso, comunque non finirei il gioco. No, per niente. Guadagniamo troppo poco. Cioè, a meno che non lo lasci per 3 giorni. Ah, e poi dovremmo per forza shoppare il fatto che non si addormentano. Bro, sei inquietante e ci tenevo a dirtelo. A posto. L'importante è che tu abbia un feedback reale su questa cosa. Guerra, se dormi un'altra volta non te do una padellata, te do direttamente un calcio in faccia. Se io mi sparo questi 7 milkshake, eh sì, facciamo così in modo tale da far così. Guerra, ti ho detto che te do un calcio in faccia. Aspettate, guardate questa mossa intelligente. Cioè, questo Fere non lo farebbe neanche nel 2025. Ma che vuoi? Guardate. Praticamente noi arriviamo. Se dorme un altro qua, io inizio ad urlare che non avete idea. Arriviamo a 150. Quindi beviamo questi perché valgono meno. Guardate. Tipo così, dovrei arrivare a 150, esatto. Poi voi tornate qua e invece che berli, voi li potenziate un'altra volta. Così quando poi bevete questi avete un multiplier aggiuntivo. Guardate, boom, 558. E produzione massima di velocità, ma soprattutto potenziamo a spam la forza. E ce li beviamo subito prima che diventino tanti di più, perché dall'altro noi riusciamo ad arrivare ai soldi che ci servono. 730. Vai, maxato il secondo, cara. Mamma mia. Decisamente. Io dal primo iniziando... ormai è inutile anche tenerli svegli. Fanno pena ormai. Vabbè, serve comunque. Io sto iniziando a potenziare mo nel secondo. Pensa te. Il punto è che stiamo lavorando tanto a portare il cibo. Boom. C'è qualcuno che si aspetta che spacco la porta? E hanno messo un quadro di Camille. Come un quadro di Camille? Guarda. No, quello è il Chunky Cat. Camille. Credo sia quello. Io lo seguo su Instagram, ma non è così grasso, però gli somiglia un botto. Ah, ma posso prendere due spazzature ora? Oh! Ma tu non ascolti niente. Me l'avevo dimenticato. Ma no, tu non mi hai ascoltato. Ammettilo almeno e non far figuracce. No, mi sono ricordata che me l'hai detto, ma poi l'ho scordato perché sto pensando... Si chiama non ascoltare. No, perché inizialmente ti ho ascoltato e che poi la mia memoria è molto breve. Mi sembra una scusa per non dire allora, che non mi hai ascoltato. Più forza, spazio di archiviazione massimo. Guerra, ti ho già... Io impazzisco oggi, ve lo giuro. Potrei impazzire. Guarda anche questi altri. Quanto... No, non servono più a nulla quelli del primo posto. Sto nutellino sta già a dormire. Manco ho iniziato a lavorare. L'ho appena assunto. In realtà non l'ho neanche assunto. Oh, ci sono me stesso. Me stesso non dormirà mai, ve lo garantisco. Poi andiamo a riprendere 3 di spazzatura e svegliamo di nuovo Carly. Che strano. Carly anche qui. Vabbè, qua tutti direttamente, sport nazionale dormire. La missione di oggi è decisamente più complicata del previsto, ma ormai l'abbiamo promesso, me ne sto pentendo. Siamo in altissimo mare e manca ancora tanto per poter scappare. Quindi c'è una soluzione. 50.000 di forza. A un certo punto nella vita bisogna capire quando scappare. Quando c'è bisogno di una mano. Dammo un pugno all'esistenza umana. E l'ultima stanza? Forse sì. Dai, ci siamo comunque. Cioè, ci vuole non ancora tanto. Non ci siamo allora. Cara, dimmi. Missione impossibile. Abortire la missione. Scappiamo finché possiamo. Possiamo cancellare il pezzettino dell'intro dove ha detto quella cosa? Sei stato troppo ottimista oggi. Devi essere svegliato troppo bene. Vero? Mm-mm. Cioè, io penso che anche col guadagno di questo, fullato al massimo, non ne caviamo piede. Non ne caviamo piede. Possiamo giusto valutare... di lasciarlo FK a 3 giorni e tornare in un altro momento.
Cioè, perché non mi sembra che sia fattibile altrimenti. Ma FK a 3 giorni si scioppando pure come dei pazzi. Sì, sì. Allora, fatemi vedere un attimino. Questo anche al massimo. Perché, scusa. Ah, si può shoppare il fatto che non dormono più, perché altrimenti come fai? Certo. Ma devi shoppare anche... Ma voglio vedere se è l'ultima stanza questa. Raga, questa è praticamente una stanza in più. Facciamo così, quindi... Invece che andare a questo, che richiederebbe, guardate, 32.000 solo per questa roba qua, cioè raga, non se ne esce più, dobbiamo shoppare l'autofill qua. E poi il fatto che non dormono più. Quindi questo dovrebbe diventare infinito. Esatto. E in più noi dobbiamo prendere... Non ho mai speso quei tanti Robux per un video. Energy drinks, no more sleeping. Ok. È la cosa più difficile che abbiamo mai fatto in vita nostra. E adesso loro non potranno mai più dormire. E se arriviamo tipo a 2000 milkshake abbiamo i soldi per finire la mappa. A posto. Ci vediamo non so tra quante ore, sarà curioso scoprirlo. Ah, eccoci qui. Siamo rimasti FK per un sacco di tempo. 750 frullati qua, 850 qua e 350 qui. Se guadagniamo più di 2 milioni e mezzo, andiamo a vederci anche questa stanza. Se guadagniamo 2 milioni e mezzo giusti, ci accontentiamo. Partiamo da quello che ci paga meno. Anche 850 qua, sono tantissimi. Allora, questi ci danno tipo, secondo me, 2000. Da 43.000 a 46.000, quindi 3.850 perché non valgono più una mazza. Questi 850 secondo me valgono 10.000. No, invece un po' di più e siamo a 72.000. Questo sarà un pagamento importante, ma non abbastanza. Com'è? Siamo a 156.000 e devo prendere dei due migliori. Okay. Questo sarà importante. Con questo dobbiamo sperare di andare a 1 milione, secondo me. Let's go. 920.000. Ok. È tutto nelle mani di questi 370. 2.920.000. Ho abbastanza per finire il gioco e per almeno comprare la stanza. Tra l'altro non abbiamo neanche mai guardato questa, c'è un gatto appeso. Lo vedi? Ah. Tipo no, è appoggiato, quindi è un gatto gravitazionale. Bello. Io vengo da te perché si è rotto tutto. In che senso? Cioè nel senso nel mio terzo conveyor, quindi nella mia terza produzione, non vedo più le persone che ci lavorano, si addormentano e quindi non le posso colpire perché non le vedo. Ok. Vieni qua. Dimmi. Sto sul gatto. Ok. Complimenti. Grazie. Bravissima. Andiamo a vedere per la prima volta nella storia di questo canale cosa succede quando finisce uno di questi giochi. Cioè, io in questi momenti voglio una standing ovation. Quando mai abbiamo portato a termine qualcosa? Anche perché abbiamo dovuto spendere tanti di quei Robux, sì. Porca miseria. Diciamocelo. Cioè, è un atto di coraggio questo. Vado? Ci sei? Vai. Prove Jim wrong. Quindi lo affronti finalmente. Aspetta, ma non c'è l'audio. Mi sono dimenticato. Ok. Pensi di potermi battere? Dice lui. Voliamo. Carichiamo un calcio potentissimo. Lo colpiamo. E vola via. E viene sconfitto e scaraventato via. E fine, I escaped Jim House. Credo di sì, cara. Ah. Allora, contando che pure buggato non si vede il corpo e questo si conferma perché abbiamo di nuovo cambiato server, è stato un po' poco entusiasmante, però ci sta, il tuo calcio volante era molto emozionante. Se tu consideri che abbiamo speso quasi 1000 Robux per un calcio volante, è interessante. È per una scritta che ti dice sei scappato dalla casa di Jim, insomma. Worth it. Però, oh, finita. Vale più l'averla finita, sì, che il finale. Esatto, sì, è questo il vero finale, ovvero che noi abbiamo portato a termine qualcosa. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao.